Ciao, noi siamo i Petergood e siamo una famiglia di viaggiatori e in questo video vi proponiamo 4 giorni a Budapest, capitale dell'Ungheria. Le Terme Geller sono le più famose e più belle di tutta Budapest, non a caso sono spesso location di spot pubblicitari e servizi fotografici. Esse sono state costruite tra il 1912 e il 1918 in perfetto stile Art Nouveau. Durante la Seconda Guerra Mondiale purtroppo sono state bombardate, ma per fortuna poi ricostruite. Oggi l'impianto offre numerosi servizi relativi al relax e all'estetica, oltre alla ristorazione e servizio alberghiero. Intorno alla suggestiva vasca centrale si aprono numerose vasche laterali. È inoltre presente un'area esterna che però in inverno rimane chiusa, ad eccezione di una piccola vasca con l'acqua termale a 40 gradi. Usciti dalle terme avrete sicuramente un leggero languorino. Dirigetevi al vicino mercato centrale dove al piano superiore potrete gustare piatti tipici della tradizione ungherese, unendo così l'utile al dilettevole. Vedo questi coltelli che non tagliano, la forchetta fa un po' che si spezza. Specie di insalata greca messa su una pizza fritta napoletana. Del più grande e più importante mercato al coperto di Budapest. Esso si trova alla fine della famosa via dello shopping Váci utca. Il suo cancello è di ispirazione neogotica e l'interno presenta una particolare struttura in acciaio, ma il suo tratto distintivo sono le tegole colorate provenienti dalla fabbrica Zoln di Pece. Cin cin. Il mercato è disposto su 3 piani. Al piano superiore troverete punti di ristoro e bancarelle di souvenir artigianato. Il piano terra è dedicato a carne, frutta e verdura, ma troverete anche prodotti tipici come la paprika, il fegato d'oca e il famoso tokai. Il piano interrato è occupato dal reparto del pesce, bancarelle di conserve e da un piccolo supermercato. Ma torniamo a visitare la collina Gellert. Imboccando il sentiero che si trova di fronte all'omonime terme, si sale verso la cima chiamata Cittadella o Fortezza, dalla quale svetta il monumento alla Liberazione. Una figura femminile con nelle mani una palma della vittoria. Simboleggia la liberazione del paese dal nazismo nel 1947 da parte dell'Armata Rossa. Vai. Prima di andar via, non dimenticate di visitare il bellissimo parco giochi e la chiesa nella roccia. Quest'ultima custodisce una storia davvero triste. Essa fu costruita nel 1926 e nel 1934 vi si stabilirono 15 monaci provenienti dall'esilio in Polonia. E dopo 20 anni furono accusati di tradimento dal regime comunista e deportati e la chiesa fu murata. Essa fu riaperta solo nel 1989 e mantiene ancora oggi vivo e forte il legame con la Polonia. Concludete la vostra prima giornata con una gita in battello. Da qui potrete avere una speciale vista sulla città sorseggiando una bibita fresca. L'esperienza sarà più emozionante se fatta di sera. È un dolce che va conservato in frigo. È composto da questa barretta di cioccolato con dentro un ripieno. Sembrerebbe tipo formaggio, tipo ricotta. Thank you.
Per il secondo giorno vi proponiamo di visitare la Sinagoga Grande. Essa è la più grande d'Europa e fu costruita nel 1859. Nel suo cortile vi è un piccolo cimitero e fa impressione pensare che qui sono state sepolte migliaia e migliaia di persone. Sempre nel cortile troverete l'albero della vita, una scultura simile a un salice piangente, sulle cui foglie sono incisi i nomi di ebrei assassinati nell'Olocausto. Un consiglio? Aspettate il tour con guida, vi spiegherà non solo la sinagoga, ma vi darà anche tante informazioni sulla storia e cultura ebraica. Usciti dal complesso della sinagoga, per pranzo dirigetevi verso i famosi pub in rovina, dove di giorno vi è un piccolo mercato alimentare e locali street food. E di sera sono luogo di ritrovo di ragazzi e movida di Budapest. Ma attenzione, la sera i bambini non sono ammessi. Per conoscere e capire la storia dell'Ungheria, non si può non visitare la Casa del Terrore, un museo dove il comunismo ed il nazismo vengono messi sullo stesso piano, in quanto sono state le due ideologie che per tanto tempo portarono morte e terrore in questo paese. Questo museo è stato realizzato in un edificio che veniva realmente utilizzato come luogo di tortura da entrambi i regimi, impressionanti soprattutto i sotterranei dove avvenivano torture psicologiche e fisiche. Uscendo dalla Casa del Terrore troverete la fermata della metro Octagon, facente parte della linea gialla metro, metro più antica dell'Europa continentale. Da qui potrete arrivare ad una delle più importanti piazze di Budapest, Hosszúk tér, ovvero Piazza degli Eroi, simbolo della conquista delle terre ungheresi da parte delle tribù magiare e della sua conversione al cristianesimo. Nella bellissima Piazza degli Eroi di Budapest abbiamo anche i personaggi storici che hanno reso grande questo paese, tra cui non poteva mancare Jack Sparrow. Grande. Adiacente alla piazza c'è un grandissimo parco municipale, dove potrete tra le altre cose visitare un finto castello di Dracula, lo zoo e le famose terme Scehenie, o semplicemente fare una rilassante passeggiata prima di cena. Di goulash, gnocchetti ungheresi con pollo alla paprika, petto di pollo con pancetta a formaggio e patatine, patè di fegato d'oca con cipolle rosse, spezzatino di manzo con gnocchetti e una salsetta fatta di uva e bacon. Il terzo giorno dedicatelo alla collina Buda, dove potrete visitare il bazar del castello, il castello stesso, il bastione dei pescatori e la chiesa di Mattia, concludendo la gita nell'antica pasticceria Rostrum. Funicolare si può ammirare il Ponte delle Catene, il primo ponte costruito nel 1849 per collegare le due città di Buda e di Pest, che all'epoca erano divise. Figura un animale mitologico aggrappato con gli artigli e una spada. Il
castello di Buda è il più grande edificio di tutto il paese, monumentale baluardo a guardia della città. Oggi ospita la Galleria Nazionale Ungherese, il Museo di Storia di Budapest e la Biblioteca Nazionale. Questa è la chiesa dedicata al re Mattia, considerato dal popolo come re giusto. In questa chiesa vennero incoronati nel 1867 Francesco Giuseppe I e la principessa Sissi. Alla chiesa di Mattia troverete il bastione dei pescatori, la struttura neoromanica realizzata tra il 1895 ed il 1902, su una cinta muraria medievale la quale all'epoca veniva sorvegliata e protetta dalle cooperazioni dei pescatori. Vai Jacopo, va a prendere le patatine che sono pronte, no? Emergenza, emergenza. Bravo. Andiamo? Si gozzoviglia. Il locale che ci ha salvato la vita in più di un'occasione, il mitico ABC. E quando pensi di aver visto la cosa più brutta della vita, per la tua voglia incredibile di vodka, il bicchierino già pronto. Dalla serie non c'è termine all'orrore, la birra analcolica, fico e maracuja. Che avete passato? Ho aumentato tantissimo dopo il passaggio di qualcosa. La Basilica di Santo Stefano è stata edificata tra il 1867 e il 1906 in stile neoclassico. Custodisce diverse opere artistiche significative, ma quello che ci ha colpito di più è la reliquia del re Stefano, la sua mano mummificata. Ragazzi, io so solo che quelle sono patatine là sotto, il resto non so cosa sia. Magica. In stile neogotico, il palazzo
Palazzo del Parlamento è stato costruito all'inizio del Novecento come simbolo dell'indipendenza finalmente raggiunta dagli ungheresi all'interno dell'impero austro-ungarico. Nel frattempo le tre città, Obuda, Buda e Pesti, erano riunite in un'unica grande e nuova capitale. All'interno del palazzo ci sono quasi 700 stanze e due camere, anche se nel 1944 l'Ungheria abbandonò il bicameralismo e di fatto oggi ne viene usata solo una, dove si riunisce l'Assemblea Nazionale. E i pluviali vengono controllati ogni giorno per evitare infiltrazioni. Benvenuti all'Isola Margherita. Le fantastiche avventure a Locher. Ta-da! Borse recuperate, si può partire.